Ciao a tutti, andiamo a vedere da vicino questo proiettore di luci natalizie della marca Infinitù. Il proiettore di luci natalizie arriva all'interno di questa confezione di cartone che andiamo a aprire anche velocemente. Allora, abbiamo imballaggi vari, un libretto illustrativo, eccolo qua, lo vado a sfogliare velocemente, in lingua inglese, tedesco, francese e italiano. Illustra le varie caratteristiche. Abbiamo poi una base d'appoggio, la punta da infilare all'interno del terreno, il telecomandino, la spina e il proiettore imballato. Il telecomando, che consiste appunto in plastica prevalentemente, permette di controllare appunto il proiettore, ha delle dimensioni contenute di 8,5 x 4 cm e batteria inclusa, quindi state tranquilli che potete già utilizzarlo. La punta di plastica, quindi abbastanza dura, permette di infilarla nel terreno e quindi di utilizzarlo al di fuori di casa vostra se avete un prato. Ha le dimensioni di 12 centimetri e si va poi ad infilare in corrispondenza di questa parte di plastica andando semplicemente ad avvitare. Come vedete, si può orientare l'angolazione del proiettore andando a girare questa rotellina. E poi abbiamo la base d'appoggio di plastica che ve l'ho già fatta vedere pochi secondi fa, che permette, in alternativa a infilare la punta nel terreno, permette di utilizzarlo appoggiandolo su una superficie piana, ovviamente. Abbiamo i tre fori dove poter infilare le viti o eventuali picchetti per fissarlo maggiormente alla superficie piana. Ed ecco qui quindi che si può utilizzare anche in alternativa alla punta di plastica. Abbiamo la spina tipo F con alimentatore che si andrà ad attaccare al cavo, eccolo qua, quindi in tutta sicurezza. E andando a guardare un attimo da vicino il proiettore, vediamo un proiettore che ha le dimensioni di 18 centimetri, quindi nemmeno troppo grande, troppo ingombrante, e un cavo dalla lunghezza di 5 metri che ovviamente si può srotolare tranquillamente fino ad arrivare ad esempio al vostro prato di casa. È prevalentemente di plastica, come vedete, plastica dura, ci sono delle viti, ha una tecnologia poi IPS5 o IP65, scusate, che lo protegge da acqua e da polvere, quindi si può utilizzare tranquillamente anche all'esterno, ad esempio nel giardino di casa vostra. Vado subito a provare con voi questo proiettore, l'ho fissato sulla base d'appoggio di plastica perché ovviamente non è necessario utilizzare la punta visto che non mi trovo su un terreno. Ovviamente la distanza in cui utilizzate il proiettore deve essere molto più lontana, diciamo che riesce a un raggio di azione di 15 metri questo proiettore, quindi lo mettete ad una distanza indicativa di 15 metri e vi permette di illuminare una vasta superficie che può essere la vostra casa. Anche il telecomandino per controllare il proiettore potete utilizzarlo fino a 15 metri senza problemi e adesso vediamo anche cosa ci permette di fare. Vado ad accendere il proiettore, non prima di aver collegato l'alimentatore, che presenta una spina TF, quindi dovrò utilizzare anche un adattatore universale. Il telecomandino cosa ci permette? Adesso potete spegnerlo, schiacciando ovviamente il pulsante rosso, riaccenderlo, cambiare il colore tramite questo pulsante verde, rosso, verde, e poi abbiamo verde rosso, non abbiamo altri colori, quindi rosso e verde sono questi qua.
e ce le dobbiamo far bastare. Poi abbiamo sulla parte qui in mezzo la possibilità di controllare il flash, quindi il lampeggiamento, questo che state vedendo adesso. Se andiamo a schiacciare il meno, lampeggia meno veloce fino a che sta fermo. Adesso andiamo a aumentare la velocità di lampeggiamento, come vedete, fino a che la velocità è veramente veloce. Poi possiamo controllare tramite questi due pulsanti invece la transazione della fantasia luminosa che è presente. Questa qua è una fantasia. Adesso, visto che ho schiacciato il tasto meno, ci metterà di più a passare all'altra fantasia luminosa. Quindi magari velocizziamo un attimo il passaggio. Come vedete, è passato alla successiva. La fantasia successiva. Se vado a schiacciare ancora più veloce, passerà ancora più velocemente. Durerà qualche secondo, qualche minuto. Poi ovviamente potete regolarlo a vostro piacimento. Ecco qua che siamo passati alla terza fantasia. Non sono tante le fantasie, anche qui come colori sono verde e rosso. Le fantasie sono o rosso e basta, o verde e basta, o se no la terza fantasia è questa qua, con un mix rosso e verde che si muovono. Quindi potete controllare il lampeggiamento, il flash, potete controllare la velocità in cui cambia la fantasia luminosa, la transazione, e poi qua potete schiacciare il pulsante che vi permetterà di impostare l'autospegnimento: 1 ora, 2 ore, 3 ore, 4 ore, 5 ore, 6 ore. Vi faccio così vedere al meglio come sono queste luci di notte, anche perché sarà di notte che andrete ad utilizzarlo. E spero che questa video recensione vi sia stata perlomeno utile o vi abbia chiarito un po' l'idea su com'è questo prodotto. Vi do solo un consiglio, o meglio, quello di fare attenzione a non utilizzarlo puntandolo addosso alle persone. Ad esempio, se volete fare una festa, forse non è proprio ideale puntarlo sparato sulle persone, perché potrebbe danneggiare gli occhi, visto che si tratta comunque di un laser. Io lo consiglio comunque di utilizzarlo solamente per illuminare una parete o ad esempio la vostra casa. Non ho riscontrato infine segni di riscaldamento, quindi una cosa positiva o comunque malfunzionamenti del prodotto. Spero che questa video recensione vi sia stata utile, come dicevo prima. Se avete qualche domanda, io sono qui, non esitate a farmela.